50.000 mi piace, vi porterò nei posti più segreti dove mangiare a Napoli. E io a 75.000 iscritti sul mio canale, con il primo link in descrizione, farò un contratto di lavoro al Buon Fuse come fattorino da Colossus. Voglio, iscrivetevi tutti quanti, 75.000 iscritti nel canale di Giana, dai! Right. Bella ragazzi, in carica uno Meta Fish Gamer. Oggi ragazzi siamo qui con questo video incredibile, perché oggi ragazzi siamo innanzitutto con Giana per questo video fantastico, perché ragazzi siamo nei migliori cibi di Napoli 2.0. Dopo il successo del primo video ragazzi, che vi è piaciuto veramente tanto, ci fa davvero piacere che vi sia piaciuto così tanto. Speriamo che altrettanto vi piacerà questo. C'è una scommessa in gioco ragazzi: se Giana dovesse arrivare a 75.000 iscritti, primo link in descrizione, cosa mi offri? Vai. Senti. Ti faccio un bel contratto di lavoro da Colossus come fattorino. E vengo pure io con te, però. Mi raccomando, mi serve lavoro, mi serve, vi prego. Arriviamoci, quindi ragazzi, andiamo dentro con la nostra Napoli. Siamo venuti in un quartiere che fino ad ora mi sa che non ci ho mai fatto video, però io ci sono venuto anche da piccolo, anche recentemente. Siamo al Rione Sanità. Dai, Isabella del Sciano, ragazzi. Un quartiere storico che ha dato origine a Totò. Ah, Totò è nato qui, è cresciuto, quindi parliamo proprio del cuore di Napoli anche qui. C'è davvero tanta, ma tantissima tradizione, siamo veramente nel cuore di Napoli, mi permetto di dire. Andiamo a mangiare la pizza fritta. Sì. È arrivata subito la prima pizza fritta, credo sia quella completa. La classica completa. La classica, sì. Vai, già, vai. Pallone c'è, pallone c'è, si vede. Guardate qua. Che pallone, guardate che pipino. Che spettacolo. Madre. Vai, Andre, vai, fagli vedere. Ma io veramente, alto livello, vai. Guarda. Vai, come è sottile. Lo stendo proprio a muso. Questo top. Assaggio anche io il pezzettone di cicolo. Amico, vai, cuociata. Un pasto buffo, ma pizza stupenda, una veramente pizza fritta più buona a Napoli. Guarda qui. Ci troviamo davanti a che cosa? Perché questo è particolare. Questa è una cosa che fa solo Isabella, si chiama mille fritta. È sfoglia di pizza fritta con burro di Normandia, alici del Cantabrio, del pomodorino gonfi e terra di olive. Vai. Crunch. Sembra tipo una patatina. Secondo me questo come aperitivo è top. Salato, però col burro dolce. Ci sta, fa il contrasto. È fresco del pomodoro. Ci sono anche delle bonbon, delle palline fritte alla genovese. Ma voglio. Mini pizza fritta. No, io sono fighissime. Allora, oggi è arrivata un'altra pizza fritta. Questa anche è tipica napoletana, perché c'è il baccalà fritto. Questa è aperta, però. È una montanata aperta a farci in seguito alla frittura. Il baccalà fritto. Mamma mia, io, si sposa benissimo col pomodoro, assurdo. Esplosione di sapidità, come si dice già, no? È tipo il baccalà in cassola però sulla pizza fritta. Si capisce col pomodoro, è sempre quel che è. Wayu, ci ha raggiunto anche il mitico Ale degli Incorner. Ah, ragazzi. Allora Ale, dove ci troviamo? Qui al Vomero, Piazza Fuga. Allora, direzione ragazzi, vi do un indizio, è dall'altra parte. Quindi essere un grosso indizio. Bisogna Vomero. Essere golosi per andare da questo posto. Siamo da Golosius ragazzi, la patria del food porn. Siamo qui per mangiare un po' di cose tipiche napoletane che fate qui. Un po' rivisitate. Però ragazzi, è una Napoli 2.0, no. Quindi siamo moderni, siamo, andiamo. Abbiamo qui una frittatina classica e una frittatina al pistacchio. Allora Giana, tu sei un esperto di spaccate di frittatine, ok? Lo sappiamo. Questa volta la replica a me, mister, sta spaccata. Ci proviamo. Hai sbagliato, oddio. Mamma mia. Ancora a sviluppare la mano da spaccatore che deve essere amianto. Quello sì. Abbiamo notato. Vada là, va. Ecco, al tuo maestro, al tuo maestro. E non so coach. Ormai le mie dita non hanno più il fronte digitale, non hanno niente, capito? Mamma, ancora non sono arrivato al cuore vero, però già all'inizio è top, tanto. Io invece vado dritto al cuore, dritto al sole. La ragù voglio provare. Voglio questa ragù, ve lo giuro, è poesia. Allora, ne ho mangiate di frittatine al ristorante. Questa per me è una delle migliori di frittatine, solo quelle della nonna. Stava sopra, sincero. Quella alza le mani, diciamo. Forza. La nonna è imbattibile. Allora, questa è una parmigiana di melanzane. Chiamo cuore di Giana perché è il mio cuore. Ah, voglio, questa è sua, quindi vi spacco il mio cuore. È vero? No. Parmigiana. Allora. Guarda qua. Voglio, incredibile. È una bomba, mi cacca un po', però sei contento.
Ragazzi, allora, questo è il piatto forte di Colossus, la Nerano. Originario della Costiera Sorrentina di Maiena del Cantone, un piatto povero che però è ricco dentro, diciamo così. Vai giù che sapore. Basilico da quel sapore di... Non lo so, di fresco. Ma no, di fresco, vorrei dire cose che non posso dire, infatti non lo dico, però... Vorrebbe dire bucchiacca, ma non lo dice. Anche. Io devo sapere un aneddoto. A me la Nerano non piace. Non mi è mai piaciuta la pasta con le zucchine. Voglio mai. L'ho assaggiata qui e voglio. Da qui mi sono innamorato, veramente. Voglio. Io e la mia ragazza. Ancora di più. Quindi meglio la Nerano o Nicoletta? Nicoletta. Però la Nerano se la gioca. Il tuo piatto preferito, Giana, sinceramente. Decisamente. Non potevamo finire il pranzo così da Giana, da Colossus, con altre frittatine perché... Il dolce. E mi sbilancio, secondo me questa sarà la cosa più buona che mangeremo in questo video. Però vediamo. Dopo le 70 frittatine mangiate, ragazzi, andiamo a mangiare un dolce. Non vi spoilerò cosa, ma è pure questo la storia di Napoli. Anto, cosa devono fare i ragazzi con questo nuovo locale dove stiamo andando? Come siamo a Piazza Garibaldi, quindi dove c'è la stazione, se siete appena venuti o state per andare via, passate per forza da Attanasio. Se già state qui a Napoli, non morite perché state lontano. Non è vero, venite lo stesso perché siamo a Napoli nel cuore! Siamo a stazione Garibaldi, ragazzi, costa veramente a 100 metri. L'altra volta prendiamo la sfogliatella riccia, adesso la frolla. La pasta frolla proprio è sottile e fragrante, è dentro cremosissima e calda. Oh, mamma mia. Allora io prendo questa che è piena di zucchero. Ragazzi, vi faccio una kamehameha. Kamehameha. Madre. Favolosa al punto giusto. Da un altro livello. Dopo il pranzo, io penso che sia un altro pranzo. La sfogliatella qua vicino a Garibaldi, Piazza Principe Umberto. Se la venite là, venite qua a mangiare. Ok. Passiamo un po' allo street food, signori. La passione su qui, raga, è un cult napoletano. Fa tutti i fritti della cultura napoletana e soprattutto veramente tipico. Ma entrando dentro ve ne accorgerete, è spettacolare. Vai giù, allora, andiamo, come fa? Mezza abbiatolite, se mai. Vai. O fritto. Vai giù, quindi partiamo dal cuoppo tutto napoletano. Le bacchette non si usano solo per il sushi, anche per il cuoppo. È la vita per noi, la fritta in pura. Bello pepato. Tanto va. Voglio la zippa, io vado matto per la zippa. Pasta cresciuta a terra, vai giù. Ha paura. Ragazzi, apriamo questa frittatina con... Pasta e patate. Di pasta e patate, sì. Ma no, guarda come fila la provola, va. Oh, Andrea ce l'ha la spaccata, eh. Io spacco praticamente la frittatina con gli gnocchi. La sorrentina. Già, non mi dire niente, ma la parte più piccola, la do a te. No. Questa è l'ospitalità per Napoli. Comunque, Vaiu, questa sa proprio di pasta e patate, Vaiu. Questi sono proprio i gnocchi, capito? Gnocchi. Quando ti avanzano gli gnocchi della sera prima, poi questi li prendono e poi li mettono a friggere. Mamma mia. Se un mio amico mi dovesse domandare, Andrea, consigliami una pizzeria qui in centro a Napoli. Siamo vicino al lungomare, come potete vedere, siamo da Vincenzo Capuano, ragazzi. Una delle mie pizzerie preferite, devo dire la verità. Gianna, tu ci avevi mangiato qua? Lo conosco bene da quando ho aperto. Una pizza un po' particolare rispetto alle altre, c'è il cornicione più è contemporanea, no? La pizza contemporanea 2.0, esatto. Quindi andiamo a mangiare, vai giù. Prima ondata, siamo qui con le montanarine, vai giù, comunque sono leggerissime, mamma mia. Io cin cin. Aspetta che volano, sono leggeri. Andiamo. Oh, vai giù. Ho detto, cioè l'impasto è leggerissimo, non si sente proprio. Come se mangiassi l'aria. Quindi ce ne vogliono altre 25. Sì, almeno. C'è anche quella ragù, ragazzi, che mangerà la nostra cara Giuseppina. Ah. Assaggia e dici quale preferisci, Andrea. Questa ragù è... Sì, Andrea. Ha quel ragù in più. Benvenuti, buonasera, io sono Vincenzo Capuano, questa è la mia pizzeria contemporanea e vi tagliamo le pizze a tavola con le forbici, ormai famose e criticate forbici. Facciamo il taglio con le forbici rispetto alla rotella perché vogliamo valorizzare tutto quello che c'è all'interno del cornicione e la mostriamo come prova, diciamo, di alta digeribilità e qualità dell'impasto. Ho fatto la classica margherita con pomodoro schiacciato a mano, fior di latte con solo latte campano e impasto di pizza contemporanea. Solito cin cin, Vai io. La pizza. La nostra a Napoli.
Io ci vengo spesso qua. Cioè, ogni volta che vengo dico: questa pizza è più buona della volta prima che sono venuto. Spettacolare. La vogliono chiamare come un loro contemporanea, la tagli con le forbici, la aiuta. La pizza è, cioè, un spettacolo. Scioglie in bocca, raga, è leggerissima. E ovviamente scioglievole, non c'è bisogno manco di masticare. Raga, assaggio anche io. Cioè, non l'ho sentita. Cioè, è veramente una cosa leggerissima. Uomo. Questa invece è con vellutata di zucchine. Guardate qua, ragazzi. Allora, questa è tanto amata dalla mia amata Giuseppina. Sopra cosa c'è? Chips di zucchine, polpettine e in uscita l'ingrediente segreto che è la stracciata. Contemporanea. Guarda qua tutte e tre. Questa è spaziale, vai. Voi lo sapete, non sono amante della zucchina, però contrasto con la polpettina, vai. Molto, molto appetibile. Assai la stracciata, da... La zucchina in bocca, Antò. È buona la zucchina. Vai, zucchinara. Cioè, nel senso... No, 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 no. Seriamente, amo, com'è? Tra polpette e zucchine, mamma mia. Ma tu sei un barbiero pizzaiolo? Un parrucchiere, parrucchiere. Ah, parrucchiere della pizza. Perciò dico ormai famoso e criticato, però secondo me vale la pena poi vedere quello che c'è dietro a quelle cose. Questa è Domenica Lontano, patata cotta sotto cenere, salsiccia napoletana a punta di coltello, bufala sotto cremosa e sopra bocconcini di bufala, di pesto. Ragazzi, emana un odore di basilico. Oh, ma quando ero questo? Dai, è già andato, vuoi l'avantolio? Non questa è portata. Se c'è una fame da porco come la nostra, esatto, devi ordinare questo tipo di pizza. La salsiccia mi ha sorpreso, non me l'aspettavo fosse così buona. Una porcata di sumana, si può dire. Questa sembra la consentita, voglio assaggiare quelli che lo sto mangiando proprio. Mangi Mirko, guarda, si vede che ama mangiare Mirko. No, cioè Mirko non è che mangia, Mirko fa l'amore. La mozzarella fresca, 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 pulisce tutto, mamma mia. Vi ringraziamo per la bellissima serata, Vincenzo Capuano, ci troviamo qui vicino al lungomare. Grazie ragazzi, grazie a te. Dopo la pizza c'è il dolce, c'è la graffa, signori, da Magni Magni, ci ha portato proprio il signor Gianni. Grande, la migliore di Napoli secondo te? Una delle migliori. Una delle migliori. E quindi farò a casa nostra per questo video. E allora, è una delle graffe più buone di Napoli, anche perché dopo averla mangiata andiamo al Santo Bono. Talmente buona che esci pazzo e ti devi ricoverare. Mentre aspettiamo il latte, ragazzi, io alla Nutella, tu al classico, tu al... io al pistaccio. Ok, allora ragazzi, vicino alla monnezza, no scherzo, andiamo ad assaggiare questa graffa. Ragazzi, è la storia di Napoli, possiamo dire. Graffa è l'infanzia, tutto insieme. Guardiamo la Nutella. La Nutella è nata, nata cosa, Antò? Nata storia. Tutta nata storia. Andrei, prova il pistacchio. Va bene, Antò, come vuoi. È una bella capatona. Però anche questa pistacchio non scherza, eh. Mi ricordano le giostre, capi? Papà, papà, oltre a fare un cino. No, basta, papà. Cattivo. Hai accompagnata la graffa, non può che esserci latte e cioccolato. Oppure il kemer invece sempre col sfumato latte. Voglio il mio fedele. Alla goccia, alla goccia. Del latte ha un amore sconfinato. Ah, grazie Dio. Buongiorno maioni belli. Allora, stiamo facendo un viaggio esclusivamente per voi, diciamo di un'ora e mezza. Stiamo andando in una destinazione molto particolare. Sono le 10:20, abbiamo sbagliato il bungiana. Mi avete fatto fare il bagno, però oggi facciamo un altro bagno importante, di una sostanza che ci piace tanto a colazione. Dopo un'ora e mezza di viaggio ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Come vedete siamo a Battipaglia per la Sizzona, ragazzi. Ma non solo la Sizzona. Mi hanno chiesto degli gnocchi alla sorrentina. Io li ho potenziati. Ho detto andiamocela a mangiare dentro la Sizzona di Battipaglia, perché so che Andrea gli piace il latte. Siamo usciti un po' dal perimetro di Napoli, però comunque sono cose tipiche napoletane. Cibi tipici, sì, napoletani. Mozzarella, quindi... cioè proprio orgoglio campano e gnocchi alla sorrentina. Esatto, orgoglio ci sta a fare napoletano. Tutti questi chilometri. E quindi mangiamo. Cameriere? Mamma mia, aiuto. Io mi sento male. Anziano, aiuto. 3 kg di latte. Mamma mia, ragazzi, che colazione. La Sizzona, voglio finalmente. Da Gianna, com'è delicato nel taglio. Aiuto. Mamma mia, aiuto. Qua penso che uscirà. Ma Roma, stiamo pazziando. Aiuto. Che cos'era? Cascata. Aiuto. No, aiuto, non è possibile. Sta morendo delattata. È vero, eh. Ma che cazzo. Aspetta, aspetta, però. Aiuto. Aspetta, mi sposto un po'. No, vai, dopo. Mamma mia, buona, va, dai, Gian, dai. Anto, anche tu. Ecco qua, le doppio insieme a Anto. Oddio, la madrena. Si è creato un lago, guarda là. Pazzisco, fratello.
Cioè, non è solo una cosa scenografica, fa anche godere, non dico cos'altro. Ovviamente, anche Mirko, ragazzi, è la borsa di Olli e Benji, di fratelli. 3, 2, 1. Roma! Questo si può considerare un trisom. Dopo la tizzona, quella grossa, ragazzi, arriva quella un po' più piccina, ma secondo me dalla botte piccola è sempre il pino buono. Andiamo quando cammina, cara. Guardate qua, ragazzi, la tizzona con gli gnocchi alla sorrentina. Abbiamo visto anche la preparazione. Due piatti della tradizione in un'unica volta. Dalla, come si mischia il latte? Sì. Il sapore ovviamente è diverso, però sai che forse lo preferisco. Vabbè, tutto me... quello che c'è il latte, Andrea, abbiamo capito che... No, io assaggio, vai. Io provo proprio una combo. Voglio. Voglio questo spacca, Veramente... Non so se è più buona quella di prima o questa, però questa secondo me, essendoci anche il pomodoro eccetera, è un mix di sapori assurdo. Cioè sembra un matrimonio annunciato che doveva esserci. Voglio questo... Ok, Mirko ha già parlato, ragazzi. Ha parlato con gli sguardi. Adesso andiamo dentro con una marenna. Ragazzi, una pustarella napoletana, però rivisitata chiave bufala, praticamente. Mortadella di bufalo, mozzarella affumicata di bufala e pesto di pistacchio, classico. Come al solito il nostro Gianone. Croccarella, ciabattina. Purtroppo, ragazzi, questa è l'ultima pietanza che mangeremo qui. Però è stata veramente un'esperienza forse intensa, molto intensa. Mistica. Sì, intensa. Lattosa e mistica, secondo me. La storia della campagna, ragazzi. La sezione è una storia, eh. Di... Questa è anche la storia nella storia, perché questa è la marenna, praticamente. La marenna era proprio la bustarella degli operai. Vai. Anche questo tipo, adesso perché? Mortazza di bufalo, raga. Provola di bufalo. La provola di bufalo è particolarissima, sì. Deve piacere. E a me piace. Se siete in zona, se potete venirci, è un'esperienza fantastica. Dovete venire per la sezione di Battipaglia a Battipaglia. Però mo ne vado nelle altre 10. È momento di dolce, ragazzi. Siamo da Poppella, ragazzi. Momento del dolce. Siamo qui alla sanità. Questa è la sede originale di Poppella. La prima, dove è stato inventato il fiocco di neve, il famosissimo dolce che è spopolato in tutta Napoli. Vai. Troppo cibo, aumenta il buon umore. Abbiamo preso due classici, una al pistacchio e l'altra al cioccolato. Ecco, ce le siamo suddivisi così. Questa la Nutella è un po' esagerata, devo dire. Non mai esagerare. Guardate questo al pistacchio. Questo non l'avevo mai mangiato, ma mi sa che questo è il mio preferito oramai. Buonissimo, che sopra penso che... Non so se questo sia pistacchio o cioccolato bianco. Grasso al pistacchio. Ah, grasso al pistacchio, perciò la sento tanto zuccherata. Vabbè. Poi questa cosa qua non ha ore, cioè si può mangiare a qualsiasi ora. Ma è spuntino, merendina. Non potevamo non fare la frittata della nonna, vaiù. Ah, frittata di pasta. Guardate qua, vaiù, guarda. Ho preso un pezzo da 3 kg solo per noi quattro. Che poi ho saputo che al nord tipo la chiamano torta di pasta. Vaiù, ma che è sta torta di pasta? Ah, ma la chiamano facci. Ma... Questa è morso ignorante, come ignorante questa frittata di pasta. Guardate lui. Come sanno in tanti, poi anche Mirko è la sua pietanza preferita. Pietanza preferita. Mirko, però voglio un morso degno di una pietanza preferita. Ma io comunque è una cosa da distrutta. Vai Mirko, vai! La cosa che hanno da pesta è il prosciutto cotto, ma non so se nella ricetta originale... Mamma mia, ci mette la sottiletta. Ce la portiamo a casa, gliela diamo. Gliela diamo ai nostri familiari. Siamo passati ad un pezzo di video dove mangeremo una cosa più succulenta, diciamo così, dai. Corposa. Giana, dove siamo? Un po' più strong. Siamo da Meeting, ragazzi. Praticamente loro fanno cucina di carne, dalla bistecca arrivare a piatti di carne come quello che andremo a mangiare noi, perché noi andremo a mangiare la genovese e il ragù, perché sono fatti con la carne. Loro sono specializzati in generale in tutte le cose che hanno carne, cotture lente, soprattutto la genovese, una cottura molto... Quindi ci dicevi prima che la fanno proprio in maniera scientifica, perché loro studiano la carne, e quindi il processo della genovese è studiato per dare tutto il sapore della carne con le cipolle. Vabbè, quindi noi saremo le cavie di questo esperimento scientifico e vi divertirete. Loro studiano e noi mangiamo. Andiamo da Meatin. Emana un odore, questa genovese, odore di casa, familiare. L'aspetto è qualcosa di fantastico. La cosa che più mi piace di questo locale, la prima volta che ci vengo, è la concezione del fatto di cucinarti davanti. Ma io vi faccio vedere, guardate, proprio la carne, soprattutto quella brace, guardi proprio come viene cotta, come esce. Perché quando non ci sono segreti, le cose si fanno vedere chiaramente. Ci sono gli ziti,
È andato. Mamma mia, ragazzi. Avrà spettacolo. I pezzi di carne in mezzo. Proprio la tradizione, capito? Rispettata proprio al massimo. Come detto Andrea, si scioglie proprio in bocca la carne, la cipolla. Si lega benissimo, soprattutto nonostante comunque lo zito non si presta tanto a legarsi con la genovese, però spettacolo, veramente spettacolo. La domenica in un piatto. Ragazzi, tecnica della scarpetta prensile, questo è un gioiellino che volete giocare. Ti vai Andri, fagli vedere, fai così, mi devi poi insegnare. Chiudi, okay. E fatto il panino. Ok, l'ho fatto più o meno bene, dai. Il paninazzo. È un mini puzzetillo, praticamente. Hai imparato, Andrea. Ragazzi, ci siamo per il piatto forte ragù napoletano. Qui è un'emozione assurda perché questo è il piatto veramente tipico napoletano che si mangia la domenica a pranzo dalla nonna. Ci sono due scuole tipiche a Napoli di ragù. La prima è questa che vedete, cioè... La prima è... Ci sono due scuole di ragù, mi ha insegnato Giana. La prima è quella che predilige sia il primo che il secondo, cioè che mettono la carne di ragù a parte. Primo... Sì, c'è il ragù. Ci sono due scuole di ragù a Napoli, adesso Giana ce le dirà. La prima scuola di ragù vuole che a Napoli la domenica si mangi primo e secondo, quindi la carne veniva levata dopo 3-4 ore, non farla distruggere per mangiare proprio il pezzo di carne, col sugo si faceva la pasta. Mentre nella seconda scuola, che è questa che mangeremo oggi, il ragù veniva lasciato cuocere 10 ore con tutta la carne. Queste 10 ore di cottura e la carne a 10 ore il collagene si sfalda, si scioglie e la carne si sfilaccia e va all'interno del sugo, quindi questo vale come primo e secondo. Terzo, quarto, quinto e sesto. Adesso bisogna solo assaggiare. È assurdo. Nei commenti diteci che scuola preferite di ragù. Vanno bene entrambe, però questa qua è proprio capito. Ti soddisfa. Che già ti soddisfa. Cosa pensi di questo momento? Che sei la terza scuola di ragù. La cosa bella. La macchia di ragù, la maglietta bianca e la medaglia al valore. Butto sinceramente 10. Che le ha rumeni tutta la settimana, dai. Per me qua siamo sul 10, come le ore di cottura. Diteci se siete team genovese o team ragù napoletano. Ragazzi, questo è un extra, concedetelo, non è un cibo tipico napoletano, si chiama Icori Stick. Praticamente una bistecca affumicata. Eccola qui, lo vedete ben vedere, con l'osso. Allora faccio una cosa, forse non dovrei fare, ma io la faccio. Abbiamo chiuso alla grande qui da meeting. Grazie Giana per queste esperienze. Siamo scatafasciati. Anche la mia maglietta. Purtroppo però ragazzi dobbiamo passare ai saluti. Questo video finisce qui. Spero che un giorno rifaremo i migliori cibi di Napoli 3.0. Magari. Magari un po' più allargato, estendendo alla verso la campagna. Esatto. Ovviamente ringraziamo Giana. Grazie a voi ragazzi. Abbiamo fatto veramente una bella avventura, ragazzi, e vi ricordo che a 75.000 iscritti sul canale di Giana mi farà un contratto di lavoro da fattorino. Beh, da Colossus. E andiamo a consegnare assieme. Vai. Quindi link in descrizione, canale di Giana, iscrivetevi tutti, eh. Quindi ragazzi, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale. Noi ci becchiamo al prossimo video. Bella ragazzi. Ah.